qui con Carlo Esposito, socio fondatore dell'associazione Sviluppo Area Porto di Torre del Greco, per parlare della situazione delle esercizi commerciali alla luce delle chiusure di questi mesi. Com'è la situazione? La situazione purtroppo è tragica, perché chiaramente noi la sera siamo chiusi, noi diciamo questa attività, le attività che sono nate ultimamente lavoravano soltanto la sera. È chiaro che come ristorazione hanno riaperto nelle zone gialle a pranzo, ma purtroppo per noi significa rimanere ancora chiusi, perché ovviamente a pranzo noi è una zona dove non è frequentata da persone che possono venire a pranzo, quindi diventa continua una chiusura totale per quanto riguarda le attività. E quindi praticamente quelli che sono i sostentamenti dello Stato, quando arrivano, perché non arrivano sempre, sono insufficienti a sostenere le spese che abbiamo. Ovviamente ci sono i problemi dei fitti, perché chiaramente i proprietari vogliono comunque essere pagati, e poi ci sono le utenze. Fortunatamente il personale in cassa integrazione, anche se di un valore abbastanza modesto, la cassa integrazione non copre l'intero importo che loro percepivano, quindi siamo in notevole difficoltà da un punto di vista governativo. Per quanto riguarda l'amministrazione locale, hanno fatto timidi accenni di aiuto, ma praticamente nulla. Stiamo aspettando che si insediano i nuovi assessori per poter riprendere le trattative a un tavolo che abbiamo creato per le attività produttive, e per cercare di trovare una soluzione non di regalie o omaggi, ma di affrontare quelle che sono le argomentazioni relative alla tassa della spazzatura, l'occupazione di suolo pubblico, tutte quelle che sono le incombenze che noi pagavamo normalmente quando eravamo in attività piena. Qual è la risposta della clientela con le misure attualmente in vigore per la zona gialla? Ci contattano pensando che poi la sera si possa venire a cena, ma sostanzialmente spieghiamo loro che non si può per via degli impegni, degli obblighi governativi. Che risposta si aspetta dalle istituzioni a questo punto? Innanzitutto sembrerebbe che stemperebbe, adesso il governo è caduto, quindi non sappiamo che cosa succederà, che c'era un nuovo ristoro più significativo, perché teneva conto del fatturato dell'anno scorso, che praticamente per quanto ci riguarda è stato più che dimezzato rispetto all'anno precedente, quindi doveva essere un ristoro più calzante a quelle che sono effettivamente le nostre problematiche. Dall'amministrazione ci aspettiamo ovviamente anche loro, insomma, la loro parte, perché sono tutti vicini e solidari, però poi in pratica a noi non ci arriva nulla da un punto di vista, voglio dire, di aiuti. Una situazione che vede soffrire non soltanto i proprietari, i gestori di questi esercizi commerciali, una situazione che vede soffrire l'intero indotto del settore. Certo. Noi ci serviamo di fornitori sia per tutte quelle che sono i prodotti che noi acquistiamo, quindi carne, verdura, bibite, birre e quant'altro, quindi praticamente a cascata l'indotto dell'attività è interrotto, quindi sostanzialmente noi abbiamo una sofferenza, primaria, loro hanno una sofferenza secondaria. Un appello che vuole lanciare? L'appello è questo: praticamente noi stiamo in sofferenza, non vogliamo piangere, perché non, siamo imprenditori, quindi siamo consapevoli che l'imprenditore investe con dei rischi. La pandemia non rientra nei rischi, quindi questa causa deve essere in qualche maniera risolta sia dal governo centrale che dalle amministrazioni locali. Quindi l'appello è: dateci una mano, perché sostanzialmente di questo abbiamo bisogno. Qual è la situazione degli esercizi commerciali della zona alla luce delle chiusure di questi giorni e di questi mesi? Allora, noi in questo momento, anche se ci troviamo in fascia gialla, la situazione rimane critica, perché siamo una zona di movida, dovremmo essere aperti dopo le 18. Ci stiamo provando, io sono una di quelle che ci ha provato a reinventarsi sia con l'asporto, la consegna e ad aprire a pranzo. In questo momento storico aprire tutti i giorni della settimana a pranzo in una zona di movida dove la zona è serale, il nostro cliente non riesce a raggiungerci. Non siamo una cittadina come Napoli dove ci sono tanti uffici e abbiamo la possibilità di lavorare, quindi quel poco che si riesce a fare nel fine settimana non aiuta come dovrebbe, anche perché poi le spese ci sono, riprendere i dipendenti dalla cassa integrazione per farli lavorare quei pochi giorni non compensano le entrate. Qual è la sua proposta alle istituzioni per ovviare a questo tipo di problematiche? Anziché restringere gli orari di lavoro, sarebbe giusto allungarli.
in modo da poter stare comunque al sicuro nei locali, perché come uno ci si siede a pranzo, ci si può sedere la sera, e quindi magari o alternare l'apertura dei locali e dare un po' di respiro a tutti anche la sera sarebbe preferibile, o semplicemente non restringere, allungando l'orario di lavoro, c'è cioè la possibilità di far sedere meno persone ma più spesso.